ci siamo in questo giorno non proprio felice, vista la scomparsa di Ugo Maradona. Ovviamente parliamo anche del Napoli e di mercato. Partiamo. Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Tony Mola, Andrea Falco e Raffaello Rimmi mi hanno preceduto insieme a voi per ricordare Ugo Maradona, questa notizia che davvero ci ha abbastanza scioccato questa mattina. 52 anni, il fratello di Diego, appena a distanza di un anno dalla morte appunto del Dios. Siamo molto molto dispiaciuti, attristati, condoglianze alla famiglia. Sappiamo e sapevate anche voi che vive e viveva a Napoli, a Monte di Procida, insomma situazione davvero che ci ha particolarmente scioccato in questo 2020 e continua a essere negativo, 21 e continua a essere negativo come il 2020, il 2019, insomma sono anni tristi degli ultimi tempi, devo dire, da queste parti. Un abbraccio forte alla famiglia di Ugo Maradona e poi più tardi cercheremo anche di ricordarlo nel modo giusto. Aveva qualche problemino di salute, però insomma 52 anni, davvero una morte assolutamente prematura e inattesa soprattutto. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Ne parliamo di invece della Serie A che ripartirà il 6 gennaio e del mercato che sembra appunto esplodere per le altre squadre, non ancora per il Napoli, con Enzo Bucchioni. Direttore, buongiorno e buon Natale fatto. Buongiorno, buongiorno anche a voi, per ritrovarti. Naturalmente mi unisco anche al cordoglio e al dolore, una notizia scioccante perché poco più di un anno dalla morte del fratello. È un doppio dolore. È vero, sì, è vero, assolutamente, assolutamente sì. Allora, caro Enzo, la Fiorentina ha già fatto con Iconé, potrebbe fare qualcos'altro, così sì. Come anche l'Atalanta con Boga. Si sta muovendo in maniera più concreta la Roma, il Milan sembra, almeno dalle indicazioni, un po' più avanti rispetto al Napoli. Tu ti occupi di mercato anche su tuttomercatoweb.com. Il Napoli sta rischiando, fermo restando che il mercato inizia il 3 gennaio, che la gara è il 6 gennaio, oggi siamo al 28, quindi ci sono ancora alcuni giorni, però il difensore serve come il pane. Assolutamente sì, questa è una delle operazioni che il Napoli deve fare subito, perché non può farsi trovare impreparato. Già c'è il problema di Koulibaly che deve recuperare, Manolas che se n'è andato, quindi ha i giocatori contati nell'emergenza. È vero che Di Lorenzo una partita te la può fare centrale, però insomma qui il colpo va fatto subito. Vedo che ci sono tanti nomi, io non mi avventuro perché il Napoli ha imparato spesso che ci sorprende, magari giunto lì a un asso nella manica che in questo momento non conosciamo, però io credo che questa operazione sabbia da fare e si farà, come diceva sa da fare il poeta. Il Napoli lo sa. Il matrimonio non sa da fare, il matrimonio invece in questo caso sa da fare questo certo. Acquisto, certo. Quindi aspettiamo, perché anche il Milan ha il problema Kjaer, che non recupererà fino alla fine della stagione, però i centrali sono tre e quindi il problema si sente meno. Qui insomma rimangono due, uno dei quali è stato recuperato e non giocava da tanto tempo, parlo di Juan Jesus, sì. Che peraltro in alcune occasioni ha giocato benissimo, però insomma l'emergenza è l'emergenza, poi le falle vanno tappate in maniera definitiva. Caro Enzo, non ci sono novità ad oggi anche sul caso, tra virgolette, Insigne, c'è questa mega offerta del Toronto e sarebbe anche interesse insomma del Newcastle. Ad oggi davvero sembra molto difficile che Napoli e Insigne trovino un accordo. Io resto ancora possibilista più che fiducioso, però è chiaro che ricordiamo che Lorenzo Insigne può accordarsi dal primo febbraio con un'altra squadra senza nessun problema, cioè in maniera sì. Regolarissima. Ma guarda, io spero anch'io, come credo sperino tutti i tifosi del Napoli, che questa vicenda si risolva in maniera positiva. Cioè mi farebbe da sportivo, da amante del calcio, sarei profondamente deluso da un divorzio fra questo ragazzo che è un po' l'emblema di Napoli di questi anni, oltre ad essere un giocatore molto forte. Io lo prenderei per qualsiasi squadra, anche lì pensare al Canada, pensare a un campionato minore, sinceramente non ci riesco. Il Cile può dare ancora tanto al Napoli, può dare ancora tanto al calcio. Sinceramente questi meccanismi fatico a comprenderli, perché magari poi vai a dare i soldi a un giocatore che non ha questa levatura. Insigne serve ancora a questa causa, poi se è lui che non vuole un'altra avventura,
non so, ha bisogno di cambiare aria perché si sente deluso dall'atteggiamento della società, di De Laurentiis. Questo è possibile, perché già si aspettava una proposta diversa, già si aspettava un calore umano, per quello che so io, assolutamente diverso già dall'estate scorsa, durante il ritiro, cose che non sono accadute. Se il Napoli pensa di poter fare a meno di Insigne, mi pare l'abbia detto forte e chiaro. Io spero che ci sia un ripensamento, ecco, perché mi sembra, credo di capire, al di là di qualche contrasto che ci può essere stato, il famoso profeta in patria che non sei mai, Insigne, e sfido chiunque a dire il contrario, è stato determinante in questi anni. Assolutamente, secondo me, sì. Lo potrà essere ancora, perché un giocatore di 30 anni con le caratteristiche di Insigne è un giocatore che può dare ancora, ripeto, tantissimo alla casa. Poi magari sei costretto ad andare a prendere un giocatore che non ha le sue qualità, non ha le sue caratteristiche, e qui ce l'hai e ti entro stretto, secondo me. Io credo che, mettendosi a tavolino, ragionando in maniera serena, mentre si possa ancora trovare. Anche io credo che se si volesse, si potrebbe arrivare a un accordo. Intanto, Enzo, grazie per il tuo intervento, buon 2022 e un abbraccio. Grazie a voi altrettanto, ciao, a presto. Grazie Enzo Bucchioni, tra un po' Antonio Giordano, poi anche Gigi De Canio, poi parleremo di mercato con Nicolò Schira, parleremo anche di Insigne con Antonio Tajano, con Pasquale Tine, le ultimissime sul Napoli, anche di mercato, tra l'altro con l'avvocato Marrucco proveremo a capire anche il discorso Coppa d'Africa con Osimhen, il cui esame, il cui controllo il 31 dicembre può essere decisivo, anche se poi ci sono una serie di regole FIFA da seguire, per cui se Osimhen non è disponibile per la Coppa d'Africa non lo può essere neanche per la squadra di club, oppure se è disponibile il Napoli di trovare un accordo ovviamente scritto da Nigeria per utilizzarlo il 6 gennaio. Insomma, una serie di situazioni particolari. Di certo è che il Napoli non avrà Anghissa, Koulibaly e Unas per l'intero mese, forse più, di gennaio, e rischia di perdere appunto anche Osimhen in un modo o nell'altro. Ne parliamo tra un po', intanto arrivano i vostri messaggi, questo di Pasquale Mallardo, molto bello: il dolore è il gran maestro degli uomini, sotto il suo soffio si sviluppano le anime del grande Diego e Ugo, a proposito della scomparsa prematura di Ugo Maradona. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, i vostri messaggi. Fabio scrive: ciao ragazzi, ormai addio ed Insigne, oltre che Manolas la strada è spianata, giocatori giovani con ingaggi medio-bassi, il Napoli e un Udinese un po' superiore. Beh, insomma, esageriamo adesso, vediamo. Sicuramente l'abbassamento del monte ingaggi era un obiettivo della società, io ritengo che è chiaro che con la Champions League il Napoli potrebbe permettersi, ma per ora in Champions League servono i calciatori, è un po' il cane che si morde la coda. Però ne parliamo, più che altro vorrei fare un focus con i prossimi ospiti su questo girone d'andata del Napoli, con chiuso a 39 punti, meno 4 punti rispetto al girone di ritorno della stagione scorsa, ma più 5 rispetto al girone d'andata, difesa bene, attacco un po' meno nonostante tanti gol, però è chiaro che l'assenza di Osimhen si è fatta sentire. Antonio Giordano, Corriere dello Sport, è con noi, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Caro Antonio, allora, facendo questo focus sul giro d'andata del Napoli, chiaro che abbiamo già detto anche ieri sera. Però io avevo, sì. Non so se avevo dei dati statistici diversi dal tuo, ho capito male. Sì. Non ha 5 punti in più rispetto all'anno scorso il Napoli? Sì. Allora mi ripeto, forse non sono stato poco chiaro, intanto saluto Salvatore Mondò che ci sta seguendo e che tu conosci anche. La saluto il grande Salvatore. Dicevo, il Napoli ha fatto una chiusa a 39 punti, a meno 4 rispetto al girone di ritorno appena finito della scorsa stagione, quello con Gattuso, con Napoli Verona, eccetera, eccetera. Ma più 5. C'è i 43 punti del girone di ritorno. Esatto, non però conto, poi ho detto più conto. 5 rispetto al giovedì d'andata l'anno scorso, quindi ho detto entrambe le cose, forse non sono stato chiaro. Mi hai portato un po' allo scasso, ecco. Ti ho portato un po' alla confusione. E con me ci vuole poco, eh. No, vabbè, no. E allora è chiaro che pesano tantissimo gli infortuni, no? Perché è proprio un dato oggettivo, il Napoli ha appena avuto 6-7 giocatori uno dopo l'altro fuori, prima Osimhen, poi tutti e tre insieme con il Sassuolo, Fabiano, Insigne e Koulibaly, e poi via via tutti gli altri, ha iniziato a perdere punti. Però ti chiedo, però prima di chiederti accolgo anche l'altro ospite, Gino De Canio. Mister, buongiorno. Buongiorno a voi, ben trovati. Dall'altra parte c'è Antonio Giordano.
Finalmente un amico. Ciao Antonio. Allora, il Napoli ha avuto un andamento schizofrenico questo giorno d'andata, partenza straordinaria, finale molto negativo, 8 punti in 8 partite. Gli infortuni c'entrano, ma si poteva fare qualcosa in più nonostante gli infortuni? Mister De Canio, parto da lei e poi andiamo da Antonio. No, io credo che il Napoli abbia anche più punti di quello che il suo valore generale e quindi non deve lasciare non ci si deve far ingannare dalla partenza straordinaria che il Napoli ha avuto. Poi alla fine i conti tornano sempre. Certo, c'è il rammarico che questi punti persi in casa con squadre non irresistibili lascia delle recriminazioni, lascia dell'amarico, dell'amaro in bocca, ma sportivamente parlando io credo che Spalletti stia facendo un grandissimo lavoro e credo che la squadra non è stata fortunata, ma facendo bene il suo dovere, insomma, ha i punti che dovrebbe avere. Ha i punti che dovrebbe avere anche per te, Antonio? No, forse 3-3 in meno, secondo me, sostanzialmente. Però poi è chiaro che se ti metti a giocare sugli episodi, su quello che ti è successo, su quello che ti poteva succedere, però qualcosa in meno secondo me ce l'ha, perché a Milano, dove ha perso meritatamente secondo me, sì, perché ha meritato di vincere dall'Inter, due episodi che hanno cambiato il corso della partita nel finale, no? Sì. Però poi se parli di 3 punti in più, 3 punti in meno, concettualmente quello che diceva Gigi è giusto, cioè Spalletti sta facendo un grande lavoro. Io però temo Antonio. Io ho partito a pensare, sì, che il Napoli sia una squadra di grandi contenuti tecnici, però. E quindi se a questi grandi contenuti tecnici gli togli gli interpreti maggiori e contestualmente nello stesso periodo, è chiaro che qualche cosa devi pur pagare, come è successo l'anno scorso. Ma certo. Poi scusate se intervengo, non per interrompere Antonio, ma per aggiungere qualcosa. Allora, vengono meno degli interpreti tecnici di un certo livello, ma quelle che possono essere le alternative anche loro vengono da periodi tipo DM, tipo Politano, ma lo stesso Mertens, sì, che per lungo periodo, certo, è stato ai box, insomma, che si allenava perché era infortunato, poi è stato recuperato, come dire, per forza, perché si è fatto male in quel modo inopinato in Osimhen, e quindi è stato assolutamente necessario. Quindi sono poi quei momenti, come dire, che fanno parte di quello che noi chiamiamo sfortuna o fortuna di una squadra nel corso del suo campionato. Allora, sì, però volevo farmi un'altra domanda in questo senso. No, voglio terminare il concetto. Allora, che il Napoli potesse avere qualche punto in più è giusto, no? Come ho detto prima, c'è il rammarico di qualche punto verso quest'area, però concettualmente la squadra, per il valore generale che ha, insomma, credo che sia in questo momento la sua dimensione. Sì, beh, effettivamente all'inizio del campionato il Napoli ha puntato al ritorno in Champions, è terzo in classifica con tutti i problemi che ha avuto, quindi in questo senso non possiamo lamentarci. Poi però vi chiedo rapidamente, perché volevo farvi almeno un'altra domanda oltre a questa. Antonio Giordano, il Napoli ha perso in maniera inopinata con Empoli e Spezia e credo che con tutte le assenze poteva o forse doveva vincere con l'Empoli e soprattutto con lo Spezia dopo la scia della vittoria a Milano. Detto che ha perso in modo assurdo, no? Che con l'Empoli con un gol rocambolesco e con lo Spezia senza che lo Spezia abbia mai tirato in porta, con un autogol di Juan Jesus, quindi anche in modo sfortunato. Però quando il Napoli non riesce a vincere, perché secondo te non riesce a pareggiare? È un filo rosso che ci lega anche all'anno scorso, quando si perdeva. Mi riferisco anche alla gara di Mosca, per esempio. No, io credo che sia cambiata un po' la natura del calcio. Se non siamo napolicentrici ci rendiamo conto che altre cose sono accadute, cioè il Napoli vince a Genova
che vince con la Juventus, e quindi sarebbe lo stesso discorso per il Genoa e per la Juventus, cioè quello di non riuscire ad accontentarsi in condizioni del genere. E il calcio dopo Covid, sì, ha vinto anche col Torino all'ultimo minuto, sì, no, se vogliamo, no, certo. Voglio dire, il calcio dopo Covid, durante Covid, ha un'altra natura che si sviluppa nel corso dei 90 minuti con i 5 cambi, che ti dà la possibilità di mettere freschezza, di aggiungere gamba, di aggiungere corsa e di aggiungere quindi imprevedibilità al finale di campionato. Poi è bello anche quello che dici tu, che questa è una squadra che strategicamente non si è mai saputa accontentare. Sì, anche l'anno scorso, però no, perdevo vicino, pareggiava poco. Continuo a pensare che i pareggi siano tre quarti di sconfitta, quindi. No, è chiaro che se l'Aula avesse pareggiato con lo Spezia e con l'Empoli, ad oggi diremmo avrebbe 2 punti in più, ma nel dopogara non saremmo stati contenti. Mister, però può essere anche una questione di mentalità, di maturità, di squadra? Certo che è una questione di mentalità, di maturità, non c'è dubbio. Ogni squadra, anche la Juve in questo momento è una squadra in difficoltà, pur avendo una rosa fortissima e che all'inizio del campionato si pensava tutti fosse già pronta per lottare per lo scudetto, invece è indietro tanti punti, perché poi quando comunque i giocatori non hanno quella maturità, quella personalità per gestire certe situazioni, insomma, poi a lungo andare se ne risente, insomma. E il Napoli è in questa situazione, perché è uno splendido collettivo con delle splendide individualità. Sul piano della personalità sono pochi giocatori che hanno la caratura internazionale, così una personalità così forte da saper aiutare gli altri a superare è vero. L'ultima, la priorità è il difensore centrale o il terzino, Antonio? Difensore centrale. Il difensore centrale ti libera Juan Jesus eventualmente come tra Juan Jesus e Gulam, dice, avresti il difensore centrale immediatamente, perché te ne sono rimasti due, sì, ed è una condizione inaccettabile per un club come il Napoli. Mister De Cani, per lei lo stesso. Sottoscrivo tutto quello che ha detto Antonio. E allora, bella chiacchierata. Anche perché mi vuole bene, Beh, soprattutto secondo me, anche se. Caro Antonio, un grande abbraccio, grazie. Ci sentiamo per gli auguri di fine anno. Gigi, sentiamoci, ti diamo un caffè. Senz'altro, con grande piacere, Antonio. Un abbraccio forte. Un abbraccio anche a Mister De Canio. Un abbraccio, Gigi. Grazie davvero. Auguroni. Auguroni, buon 2022. Auguroni. Alla signora anche. Ci fermiamo. Dobbiamo andare in pubblicità. Molti messaggi che arrivano. Qui nessuno mette in dubbio, Antonio da Portici, che il Napoli al completo sia una squadra anche da scudetto. Il problema è che il campionato finisce a maggio e noi lo sappiamo da tanti anni ormai. Nei momenti di difficoltà che passano tutte le squadre di Serie A, i giocatori che devono dare qualcosa in più non lo danno mai. Il costo, un po' Antonio, quello che dicevamo poco fa, nel senso che il Napoli per me con lo Spezia stanco, il Napoli con tanti infortuni, con altre problematiche di Covid, no, che hanno toccato per esempio Insigne, doveva vincerla di nervi, di personalità, di attributi, non l'ha fatto, e questo è un limite che purtroppo questa squadra ha. Tra un po' focus di mercato con Nicolò Schira e anche con Antonio Tajano per capire se davvero Insigne può rinunciare all'Europa, all'Italia, andando in Canada prima di un mondiale. A tra poco. Marte Spotlight. Marte Spotlight. 13:35 minuti del 28 dicembre 2021, un giorno triste per la scomparsa di Ugo, davvero. Siamo tutti costernati, un abbraccio anche alla moglie Paola e non lo so, non riesco a dire nulla perché questa notizia ci ha davvero scioccato, come tante altre morti premature, anche del grande tifoso Angelo Marchetti di qualche giorno fa, davvero. Non lo so, non so più cosa pensare, sono tempi difficili. Mi viene da salutare anche nonno Ugo, che è stato un grande tifoso del Napoli, o il papà di Pierpaolo Pietino, il collega di Paolo Pietino, che purtroppo è venuto a mancare. Tante, purtroppo, ripeto ancora una volta questo termine, tanti lutti in questo periodo già non facile. Caro Tony Molà, c'è il nostro prossimo ospite per il speciale sul mercato, con uno dei più importanti colleghi e bravi, soprattutto colleghi, che si occupa di mercato. Seguite sempre Nico Schira su Twitter, ma anche i suoi articoli sul giornale e in altre parti anche, ovvero Nicolò Schira. Ciao Nicolò, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te. Naturalmente mi unisco insomma al cordoglio nei confronti di Ugo Maradona per ricordare, sì, insomma, il fratello del Tigre e d'Oro, e assolutamente saluto te e tutti i radioascoltatori. Eh sì, caro Nico, allora parliamo di mercato con te, perché insomma ci sono situazioni propedeutiche per un mercato quantomeno interessante. Non voglio dire mercato ricco di soldi, perché non ce ne sono, però Iconé alla Fiorentina, Boga all'Atalanta, la Roma deve fare qualcosa, il Napoli deve fare qualcosa, il Milan pure, Inter, Juve, chissà, certamente il Cagliari farà una mini-rivoluzione come il Genoa, la Lazio qualcosina farà, insomma non so se dimentico qualcuno. Devo dire che probabilmente l'80% delle squadre in Serie A faranno qualcosa. Sì, come hai fatto una fotografia perfetta, senza soldi, affidandosi magari alle idee, alle invenzioni, alle intuizioni, se vogliamo, sulla falsariga di quello che ha fatto ultimamente il Napoli in estate con Anguissa, o aveva fatto il Milan con Tomori a gennaio dell'anno scorso. Bisogna trovare delle occasioni, presto con diritto di riscatto è la parola preferita da tutti gli operatori, però alla fine, come giustamente evidenziavi, tutte hanno bisogno, perché poi la Lazio, Sarri vorrebbe un terzino sinistro e un vice Immobile, l'Inter, se ci saranno delle uscite, vedi Kolarov e Vecino, qualcosa potrebbe fare, altrimenti rimarrà così. La Juve ufficialmente non fa niente, ma sotto sotto, se ci fosse un attaccante per sei mesi, un centrocampista, compatibilmente all'uscita di Ramsey, Arthur si farebbe trovare pronto. Il Milan e il Napoli hanno necessità proprio anche numerica di un difensore dopo il grave infortunio di Kier per i rossoneri e l'addio di Manolas per gli azzurri. La Fiorentina non si fermerà ai Conema, cerca un vice Vlahovic, e quindi sicuramente, e la Roma, Mourinho ha chiesto tre rinforzi, quindi insomma un esterno arriverà, Matthijs Niles dall'Arsenal, ma serve anche uno barra due centrocampisti, quindi mi aspetto sicuramente una sessione interessante. Quelle piccole, quelle che devono salvarsi, come giustamente raccontavi, dovranno fare una rivoluzione, evitare la B, quindi sicuramente ci sarà tanto materiale, tanto lavoro. Non mi aspetto però grossi nomi, ma giocatori a caccia di rilancio, diciamo così. Anche perché, come scrivi su Twitter, Martial vicino al Siviglia, Camarà, sono una pista che piace a tutti, anche sì, al Milan, potrebbe andare al Newcastle, cioè le squadre che hanno più soldi evidentemente da spendere. Sì. Io andrei però con te sul Napoli per un paio di minuti, per sì, capire, secondo le tue informazioni, che sono sempre di primissima mano, che cosa sta facendo il Napoli? Se sta cercando di prendere il difensore entro Juve-Napoli, se sta ragionando su vari nomi, se sta aspettando qualche altra cosa? Il Napoli sta cercando l'incastro giusto, perché l'idea del Napoli in questo momento, come un po' quella di tutte le società, lo dicevamo prima, è di fare un prestito con diritto di riscatto, quindi non di andare a spendere 15... Che è una formula, scusami Nico se ti interrompo, è una formula buona dal 25 gennaio in poi, ma un po' più complicata da ottenere prima, o sbaglio? No, dici bene, infatti per quello ti dico, in questo momento non, il Napoli sta ragionando su cercare di capire quale può essere l'occasione giusta, senza farsi prendere dalla fretta, ma al tempo stesso è chiaro che numericamente prima prendi il difensore meglio è, ma è lo stesso problema che al Milan. Milan e Napoli stanno facendo dei mercati in parallelo, tanto che non mi meraviglierei che magari poi incrocino anche tra virgolette le armi sul mercato andando sullo stesso obiettivo, perché comunque sia cercano tutte e due difensori con caratteristiche simili, difensori che possano essere poliedrici e quindi eventualmente anche disimpegnarsi oltre che da centrali, da terzini. Tutte e due cercano il difensore con questa formula del prestito con diritto di riscatto e non vorrebbero fare un grosso sforzo economico adesso, ma vorrebbero procrastinare il tutto all'estate, quindi secondo me non è semplicissimo, anche perché in giro il mercato non offre molto. Non ho citato Milan e Napoli a caso, perché Milan e Napoli secondo me sono state le società che hanno avuto i guizzi più interessanti nelle ultime due sessioni di mercato, con Tomori che aveva fatto una presenza nel Chelsea, sì, non giocava mai, era il quinto centrale e si è rivelato uno dei migliori difensori della Serie A, e Anguissa che era retrocesso addirittura nella Championship, la Serie B inglese, sembrava tra virgolette un giocatore non di palcoscenici, invece a Napoli ha dimostrato di essere un fior di centrocampista. Ecco, non bisogna stare attenti alle occasioni, probabilmente magari il giocatore non lo puoi prendere subito, però se lavori bene, con calma, il mercato inglese secondo me ha tanti giocatori in uscita che poi se li porti in Italia comunque diventano giocatori che fanno la differenza, che magari in Inghilterra oggi come oggi non c'è la pazienza di aspettarli. È vero, spesso i giocatori tra virgolette scarti nella Premier, Anguissa è un po' un piccolo scarto, fanno la differenza in Serie A. Ne parliamo anche con Antonio Tajano. Ciao Antonio, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio. Agente di calciatori, ex agente storico di Lorenzo Insigne, anche perché Nico vorrei... C'è Nicolò Schira dall'altra parte, Antonio. Oh, ciao. Vorrei ciao, capire Antonio, che informazioni hai tu, Nicolò, su Insigne, se davvero è così tentato e vicino al Toronto,
quando c'è da giocare l'anno prossimo il Mondiale in Qatar, al di là del discorso Napoli ovviamente Serie A? Ma secondo me non, in questo momento non è così vicino, ma il Toronto è l'unica società che fa sul serio, nel senso che ha messo sul tavolo un'offerta ufficiale economicamente molto importante, cosa che poi altre società mi risulta che non abbiamo fatto, nonostante il giro d'Italia e d'Europa dei suoi rappresentanti. Alla fine sì, tanti pour parler, sì, tanti sondaggi, tante chiacchiere, ma poi offerte vere, concrete, tra virgolette, passami il termine, domani mattina se accetti firmiamo, solo il Toronto in questo momento. Poi è chiaro che tutti i dubbi che evidentavi tu ce li ho anch'io, nel senso che Insigne a 30 anni, va per i 31, andare in MLS è un po' un cimitero degli elefanti, al netto del fatto che sul piatto ti possono mettere 3-4 anni di contratto a cifre molto molto importanti, al doppio di quello che prende oggi, con una lauta commissione per il procuratore, anche il triplo probabilmente, alla firma, sì. Però non mi sembra c'è uno step di crescita di carriera. Poi uno se fa una scelta economica, per amor del cielo, ci può anche stare, l'hanno fatta tanti giocatori prima di lui, la faranno tanti dopo di lui, però mi sembra quasi uno spreco. E paradossalmente poi in giro per l'Europa, team, a me risulta, offerte non ce ne siano in questo momento. Ecco, Antonio Tajani, lo conosce meglio di noi Lorenzo Insigne, ovviamente anche noi lo conosciamo bene, però insomma molto meglio tu, tra l'altro la capacità organica, abbiamo sempre detto, a dispetto della sua altezza, è importanti, quindi secondo me 4-5 anni ad alto livello secondo me li fa sicuro, se chiaramente non ha infortuni come gli auguriamo di non averli. Ma tu ti immagini Antonio, che Lorenzo vada a giugno in Canada? Ma guarda, dipende un po' da quale può essere la scelta di vita e la scelta professionale. Come si diceva prima, a giugno, scusami, a 3 mesi dal Mondiale in Qatar, cioè insomma. Sì, ma indipendentemente dal Mondiale in Qatar, fare certi tipi di scelta significa andare a partecipare ad un altro calcio. Infatti, optare per una somma di denaro di ingaggio sicuramente superiore, ma non giocare più a calcio, fare un'altra cosa, fare delle esibizioni, è una cosa diversa. E questo ovviamente potrà. Lui che è così professionista anche sull'alimentazione, ripeto, secondo me può giocare 4-5 anni ad altissimo livello per le però bisognerebbe capire, quali sono le sollecitazioni, quali sono le priorità, chi dà consigli o meno. Ma conoscendo il ragazzo è uno che va fuori, va lontano dal calcio che conta, non lo vedo proprio, se lo vedo non ci credo. Però è chiaro, se noi pensiamo ai calciatori del campionato italiano facciamo un po' fatica, no? Però Giovinco l'ha fatto, nessuno se l'aspettava. Ovviamente, voglio dire, come fai oggi? Credo che sia una questione che solo chi vive questa situazione può sapere fino a che punto potrà spingersi nell'accettare o meno. Nico, prima di salutarti, il difensore secondo te arriverà appunto dall'estero, oppure il Napoli sta pensando anche soluzioni Luperto, che è una soluzione più o meno interna, Gatti, Viti, cioè italiane, Kumbulla? Allora, Gatti e Viti sono dei nomi che il Napoli sta seguendo come altre grandi società, però in questo momento, con tutto il rispetto di Gatti e di Viti, che sono due ragazzi giovani, io penso che non risolvi i problemi, cioè, fai un salto di qualità, perché sono dei ragazzi che stanno facendo bene, hanno bisogno di giocare con continuità per crescere, per fare esperienza. Lo stesso Luperto quest'anno sta facendo molto bene, ma per lui era proprio identico avere la possibilità di giocare con continuità. Secondo me, se torna a Napoli a fare il quarto centrale che gioca 5 volte all'anno, fa un passo indietro a livello di crescita. Poi capisco anche che quando si chiama un grande club è difficile poi rinunciare a quell'occasione, però sinceramente credo che il profilo, insomma, in questo momento l'occasione, per i parametri che dicevamo prima, sia più verso l'estero. Questi profili italiani sono secondo me interessanti, ma da prendere magari in estate, con la possibilità di farli crescere, diciamo, negli anni, step by step. Nicolò, grazie per il tuo intervento, complimenti e buon 2022. Grazie a voi, saluto a tutti, buon proseguimento. Ciao. Un abbraccio a Nicolò Schira. Caro Antonio, che ti immagini che il Napoli faccia, prima di salutarti? Vedi, ascoltavo, mi sembra abbastanza condivisibile sì. Quello che... Cioè, è un rischio, no? Vai a giocare a Torino con Rachmani, Juan Jesus, poi facendo corno, diciamo Rachmani si fa ammonire, purtroppo può capitare, Napoli, Sampdoria con Gatti e Juan Jesus, cioè mi sembra...
difficile. No, va bene, è chiaro, questi sono calciatori come era il gioco di Lorenzo, li puoi prendere in considerazione, li puoi mettere dentro giustamente a giugno, ma non per risolvere immediatamente la mancanza di titolarissimi, insomma. Quindi credo che il Napoli debba provare a mettere dentro qualcosa in più, perciò il mercato estero, no? L'esempio Anguissa, Calzapennello, quelli che anche in alcuni campionati non sono di primissima fascia, nel campionato italiano sono straordinariamente importanti. Anche stare il campionato inglese non è un portento, no. È un giocatore non di prima fascia, però in Italia fa la differenza. Quindi credo sia questo l'indirizzo a cui il Napoli deve tendere. Siamo d'accordo su tutto. Un abbraccio fortissimo al mio amico Antonio Tajano. Grazie Antonio. Ciao, grazie, buon pomeriggio. Un abbraccio e buon 2022 anche a te, caro Antonio. Ci fermiamo tra un po' con Pasquale Tini e Fulvio Marrucco per il programma del Napoli che riparte il 30, ma anche per capire che succede con la Coppa d'Africa. Tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, cari amici, saluto subito i prossimi ospiti. Pasquale Tina, ciao Pasquale, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno. E anche l'avvocato Fulvio Marrucco, avvocato, buongiorno. Buongiorno a te Dario, buongiorno Pasquale. Allora, dal 9 gennaio al 6 febbraio, le finali ci sono il 6 febbraio, c'è la Coppa d'Africa. Il Camerun di Anguissa inizierà contro il Burkina Faso il 9, il gruppo A con appunto Etiopia e Capoverde, il Senegal di Koulibaly con Guinea, Malawi e Zimbabwe, la Nigeria di Osimhen con Egitto, Guinea, Bissau e Sudan, e l'Algeria di UNAS con Costa d'Avorio, Guinea Equatoriale e Sierra Leone. Avvocato, qual è l'assenza più pesante? Poi tra un po' parleremo del caso Osimhen, però. Ma sicuramente Koulibaly e Osimhen. Sì. Sicuramente sono i due giocatori che in questo momento, forse ancora più Koulibaly, perché in difesa, non acquistando subito, inserendo nell'organico un centrale, veramente siamo cortissimi. Dopo la fuga di Manolas. E dopo la fuga, giustamente il termine è quello giusto. Il 31, Pasquale, correggimi se sbaglio, c'è il controllo per Osimhen. Venerdì. Riepilogo venerdì. Rapidamente, è così, correggetemi se sbaglio, Pasquale come formazione e Fulvio anche come avvocato, esperto anche di questioni calcistiche e diritto sportivo. Allora, se c'è l'ok, è chiaro che Osimhen, avendo risposto alla convocazione, deve andare. Se, diciamo così, il Napoli trova un accordo con la Nigeria scritto, può giocare eventualmente il 6, sempre con l'ok del medico, e poi andare a giocare, ricordiamo la Nigeria esordisce l'11 gennaio contro l'Egitto. Se invece è no per la Coppa d'Africa per motivi fisici, è no anche per il Napoli, giusto Pasquale? Cioè non può giocare fino a quando non guarisce. Io ieri ho avuto modo di parlare con il professor Tartaro, ecco. La formazione del callo osseo va dai 60 ai 90 giorni, venerdì ne sono passati appena 38, quindi non è affatto scontato che ci sia, come dire, questo ok e questa guarigione per il ritorno in campo. A quel punto io credo, poi magari ci aiuta Fulvio che è più esperto di me, che il giocatore debba rispondere comunque alla convocazione della Nigeria, perché è stato convocato ed è una competizione ufficiale, quindi deve andare lì, che i calciatori insomma si mettano a disposizione delle nazionali. Però poi se la Nigeria si assume la responsabilità, credo insomma che possa, diciamo, accadere qualche strascico giudiziario. Poi Fulvio, se sto sbagliando correggimi. No, sicuramente, soprattutto se parte da Napoli con dei certificati medici che sostengono la non completa guarigione e la pericolosità di schierarlo in campo. Cioè c'è il no del medico che l'ha operato e quindi del Napoli, diciamo, del club. La nazionale lo convoca, lo può far giocare? In teoria? Ipoteticamente sì, prendendosi questa responsabilità. Facendo degli ulteriori approfondimenti medici da parte dei loro medici, assumendosi una grossissima, compreso il giocatore si assume un'enorme responsabilità, perché poi alla fine, ragazzi, in queste cose la volontà del giocatore è suprema. Sicuramente sì, però anche il giocatore potrebbe rispondere a eventuali azioni legali da parte del Napoli, eventuali. Dicono Dario che un eventuale, diciamo, nuovo colpo subito in campo, un contrasto, perché poi parliamo del volto, insomma, potrebbe anche, diciamo, rendere, nella peggiore delle ipotesi, ovviamente, che scongiuriamo,
la necessità di un nuovo intervento, che a quel punto sarebbe ancora più complicato di quello a cui si è sottoposto il 23 novembre. Se dà l'ok invece il professor Tartaro venerdì, il Napoli può, avvocato Marrucco, chiedere alla Nigeria, un po' come hanno fatto in Premier League, anche se hanno giocato nel Boxing Day, eccetera, eccetera, di far giocare Osimhen con il Napoli il 6 e poi di partire, un po' come succede per gli impegni nazionali. Potrebbe chiederlo, ma io non so se la Nigeria è d'accordo, visto che la partita è il 6 e quindi è talmente ravvicinato l'11, all'inizio, sì, della competizione, che la risposta non è scontata. Infatti a me dicono che sia un po' complicato, anche dal Napoli, questa idea, che possa giocare il 6, che possa giocare il 6 ed eventualmente andare in Coppa d'Africa, però tutti i discorsi sono, come è stato dire, congelati da questa visita di controllo del 31. Poi ovvio, come dicevi tu, se non è guarito con la Nigeria non è che possa giocare il 6 contro la Juventus. C'è anche un'altra valutazione da fare, un giocatore fermo da un mese e mezzo, poi non so se Spalletti decida di schierarlo dal primo minuto, tra l'altro, giocatore fermo da un mese e mezzo. No, poi c'è anche la terza ipotesi, correggetemi sempre se sbaglio, cioè che la Nigeria l'ha comunque convocato. Diciamo che il professore dice ok, può riprendere dal 15 gennaio in poi, per dire, e quindi il Napoli lo lascia per Nigeria Sudan del 15 o per il 19 Guinea Bissau contro Nigeria. Un'ipotesi un po' più articolata, ancora più articolata. Guardi, io credo che, almeno che veramente non ci sia un miracolo biologico, cioè davvero quello che mi hanno raccontato, io non sono medico, quindi dico quello che mi hanno detto, insomma. Secondo me prima dei 50 giorni, 60 giorni, complicato, insomma, che avvenga già la guarigione. Ecco, allora facciamo questi ipotesi, Pasquale, andiamo all'avvocato Marrucco. Osimhen può rientrare a giocare dal 15 gennaio in poi, quindi saltando le due gare di Coppa d'Africa. Poi c'è quella del 19 gennaio, il Napoli deve aspettare anche il 19, cioè deve aspettare che la Nigeria venga eliminata per poterlo utilizzare o no? Ipoteticamente sì. Infatti, certo, c'è anche questo. Quindi, io comunque mi permetto sommessamente di dire che per la visita fatta in Nigeria sarebbe il caso che il Napoli mandasse un suo esperto, infatti, un giocatore, e che presentasse e che potesse mettere per iscritto con un consulto con i dottori della Nigeria le sue eccezioni. Parlo da avvocato, certo. Nel senso che avere un consulto scritto ed un confronto tra i vari medici un giorno potrebbe essere una carta super vincente in una ipotesi eventuale di contenzione. Sì, tra l'altro è anche capitato in caso di infortuni gravi o anche più gravi, non c'è stato neanche bisogno che il calciatore andasse a farsi vedere, ma bastava mandare gli esami e la diagnosi. Invece avvocato Marrucco, poco fa Gianluca Di Marzio su Sky, sappiamo quanto Gianluca sia informato sul mercato, parla di un'offerta del Toronto per Insigne di 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati ai gol e assist, per un totale di 16 milioni. Ma ce lo vede Insigne in MLS col Toronto diciamo da giugno in poi, quindi a 3-4 mesi dal mondiale eventuale, speriamo che l'Italia ci sia. Io ce lo vedo, se l'offerta è reale, parlo sempre da agente, certo. Insigne non deve pensare due minuti ad andare a Toronto. Poi se le sue valutazioni sono differenti, non voglio lasciare l'Italia, non voglio lasciare questa maglia, eccetera, eccetera, a questo punto dovrà prenderne atto e chiudere un contratto a cifre nettamente inferiori rispetto a queste incredibili che pare abbia offerto il Toronto. Pasquale, il Napoli sta pensando a un rilancio o Insigne si aspetta un rilancio? No, io non credo che ci sia un rilancio. No, Pasquale Tina, sì. Poi risponde pure Fulvio, da quello che mi risulta no. Napoli le sue valutazioni le ha fatte. Rilancio non rispetto al Toronto, credo, rilancio rispetto alla propria offerta. No, non credo. Cioè, il Napoli è fermo, credo, alle sue valutazioni. Poi ci sono stati due incontri con Pisacane, non so se ce ne sarà un terzo, era stato annunciato, ma finora non c'è stato ancora. Insomma, ma credo che il Napoli abbia delle sue idee chiare su Insigne, mi permette di allargare il discorso anche a Mertens, un altro giocatore in scadenza di contratto, e non credo, insomma, voglia derogare dalla linea che si è imposta, insomma, di ridurre molto ingaggio.
Pasquale, grazie, ti mando un abbraccio, ci sentiamo domani. Ciao. Stasera. Pasquale, ciao, Tina, l'ultima domanda all'avvocato Marrucco riguarda il difensore che deve arrivare. Conoscendo le modalità del Napoli, anche il mercato ovviamente, arriva entro il 6-9 gennaio e arriva dall'estero o arriva dall'Italia, secondo lei? Ma in primis deve arrivare, perché in futuro sarà un quarto difensore, ma deve arrivare perché l'urgenza è proprio in questi giorni di gennaio, la vera urgenza. Di conseguenza, prima il Napoli chiude questa operazione, meglio è. Probabilmente a nulla servirebbe se arrivasse a fine mercato. Infatti, con Koulibaly che magari rientra, eccetera, eccetera. Avvocato, grazie, un caro abbraccio grazie e buon 2022. Altrettanto. Grazie davvero, abbiamo già detto anche agli amici di Marte Sport Live, Voci di Popolo, che sono in vendita da giovedì biglietti per Juventus-Napoli, settore ospiti appunto con Fidelity Card, anche per i residenti in Campania, Samp in campionato e Fiorentina in Coppa Italia via mini abbonamenti, con curva nell'inferiore 15 euro, con nello superiore 25 euro per la gara di campionato e di Coppa Italia, e al via anche i biglietti da domani per Napoli-Barcellona, prezzi vanno da 30 a 100 euro, tutte le news comunque sul sito ufficiale del Calcio Napoli. Arrivano gli amici invece di Very Good, prontissimi il pomeriggio marziano con Stella, con Diego Laurenti e con Vincenzo Donestis, tanti saluti anche gli amici Geppino Mele che dice insomma che fa, se rischia di perdere l'occhio, è un rischio anche per Osimhen andare in Coppa d'Africa con gli scontri fisici, insomma ne parliamo anche stasera, Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 19, da parte mia Dario Sarnatare è tutto, saluto anche DJ Soriani e Tony Mollà che mi hanno trovato compagnia in regia. Ciao a tutti.